ultimi 90 minuti di un 2023 comunque vada ad applaudire per il Caggi, matricola nel girone C di promozione, che vive una situazione di classifica deficitaria giallo-granata che condividono con il Città di Iaci Catena l'ultima piazza nelle retrovie. Al Valentino Mazzola di Caggi punti pesanti in palio con la Valdinisi che naviga a metà classifica, reduce dalla vittoria contro il Real Sultano preceduta da 3 pareggi di fila. Porte girevoli in casa Caggi, saluta Varia, Bomber che ha determinato, inciso nella vittoria della prima categoria, ma in entrata arrivano Campanella, La Piana, Tora e Mazza. Dirige la sfida Daniele Parisi di Aci Reale, assistito da Luca Iannazzo e Alessandro Titi della sezione di Palermo. Osservato un minuto di silenzio in memoria dello scomparso Uliano, campione d'Europa nel 68 con la maglia nazionale italiana. Primo sussulto dopo 10 giri di lancette sugli sviluppi, una rimessa laterale imbucata di Sagnimbeni per Scalisi, atterrato al limite dei 18 metri. Solo punizione per il direttore di gara Parisi, lamentavano un possibile rigore i locali ospiti che ci metteranno un po' prima di rendersi pericolosi con il mancino di Ventra che ci prova dai 20 metri, tentativo che sorvola la trasversale. Compagine ionica che ci riprova al 25esimo con la sventagliata di Morabito dalla linea mediana. Vecchio è attento in uscita alta ad anticipare la rocca. Dal corner che ne segue sfera messa al limite lì dove la raccoglie Puglisi, arma un gran destro disinnescato da Vecchio, splendido colpo di reni dell'estremo difensore gaggese che si prende anche i complimenti degli avversari. Fase della gara che sorride alla Valdinisi sventagliata, parabolica di campo per Ventra che lascia sul posto il diretto avversario trovando solo l'esterno della rete con il mancino. Al 39esimo tentativo smorzato alla distanza di Longo, Mazzullo si avventa sulla sfera, scarico a rimorchio per la rocca che calcia clamorosamente al lato. Era tutto buono per il primo assistente del signor Parisi. Risposta dei locali con Scalisi che lavora una palla sporca, la serve ad Alaimo, mancino centrale sul quale si deve impegnare Buonasera. Ultima emozione di un primo tempo giocato a buoni ritmi con il destro da piazzato di Lo Iacono che scalda i guantoni di Buonasera, attento anche sul secondo intervento. Segue il duplice fischio del direttore di gara con le squadre e guadagnano gli spogliatoi sul parziale ad occhiali. Passiamo allora con le nostre immagini al film della ripresa giallo-granata che inizieranno il secondo tempo con lo stesso piglio dei primi 45 minuti, andando vicini al vantaggio dopo una manciata di secondi con il destro dal limite di Sagnimbeni sventato da Buonasera. Primo cambio dopo l'ora di gioco per mister Adornetto che getta nella mischia Cantarella in luogo di Lo Iacono. Al 73esimo massimo sforzo offensivo profuso dal Caggi con il destro dallo spigolo d'aria di Criado che sorvola di un paio di metri la trasversale dei pali. Caggi vicino al colpaccio al minuto 80 sui sviluppi di un corner da sinistra spizzata sul secondo palo di Campanella che per poco non trova il colpo a 3 punti. Nel finale scampoli di gara anche per Batticciotto che rileva Alaimo. 2 minuti più tardi campanile alzato da Criado sul quale si avventa Cantarella, azione fermata con il braccio da Cucinotta, lascia proseguire il direttore di gara tra le proteste dei locali, smentito dal nostro rallenti il signor Parisi. Nel finale però è la Valdinisi ad andare vicino al colpo da 3 punti con il mancino del subentrato Palmieri servito da Mazzullo che fischia vicino al palo. Triplice fischio al Valentino Mazzola di Caggi, pari a reti bianche tra Caggi e Valdinisi, giallo-granata che trovano un punto che muove sì la classifica ma che soprattutto sembra dare nuovo slancio ad una formazione in evidente difficoltà nelle ultime uscite. Un saluto amici appassionati e buone feste!